Presidente, lei dice che per esaminare con un minuto ciascuno i vari emendamenti impiegherebbe 17 anni. Io ho usato l'algoritmo, ho fatto i conti. Lei starebbe qui 161 anni se vi si dedicasse 24 ore al giorno e quindi, sotto un certo aspetto, la sua risposta credo che sia compatibile con una posizione corretta. Io, Presidente, devo dire alcune cose, e lo dico anche alla maggioranza. L'ostruzionismo non è una cosa vietata dalla Costituzione o dai regolamenti. E non si può dire che l'ostruzionismo è democrazia quando si è in opposizione e invece è una cosa eversiva quando si è in maggioranza, perché io l'ho subito per anni con tanti, tanti emendamenti. Certamente sì, senatore Tonini, rispondo anche rispetto all'eccezione che è stata sollevata rispetto alla firma elettronica. Io la ringrazio della posizione che ha assunto, Presidente, perché credo che sia corretta, anche perché gli emendamenti presentati in commissione non sono solo su supporto elettronico, hanno col token la firma elettronica certificata. Quindi se si nega la credibilità della firma elettronica, allora togliamola da tutta la pubblica amministrazione e facciamola sparire. Qualcuno ci dice, senatore Russo in particolare, il suo capogruppo, che bisogna che ciascun documento sia firmato certamente dalla persona interessata, consegnato. Io ricordo in tempi non troppo lontani quando le risoluzioni al DEF di maggioranza furono trasmesse per fax. E tre risoluzioni diverse avevano tre firme delle stesse persone, manifestamente apocrife perché fatte da persone diverse. Quindi lezioni, mi spiace, non ne prendiamo. È abnorme il numero di 85 milioni, può darsi. Ma secondo lei, Presidente, non è abnorme un governo che si rifiuta di parlare con la sua stessa maggioranza, con l'opposizione che porta in aula un provvedimento di riforma costituzionale dopo aver appena iniziato la discussione in commissione? Noi non abbiamo avuto neppure il tempo di illustrare gli emendamenti. Nessuno ha fatto ostruzionismo, si è fatto quello che voleva la maggioranza. A fronte di comportamenti del genere, dell'incrocio che già più volte ricordate fra Italicum e riforma costituzionale, io credo che ci sia una deriva autoritaria dietro. Qualunque cosa non diventa più abnorme, perché in passato qualcuno ha sparato per difendere la democrazia in questo paese. Era abnorme resistere e difendersi della democrazia? Perché io sono rimasto molto colpito dall'intervento del ministro Boschi. Non qui in aula, qui non mi colpisce mai. L'ho sentita, forse era una iniziativa politica, dove ha parlato di soluzioni eccezionali. Io quando sento soluzioni eccezionali non può che tornarmi alla mente i tribunali speciali del ventennio. Dall'altra parte dell'oceano ribadire le stesse posizioni dal Presidente del Consiglio mi ha fatto molto preoccupare. E quando il senatore Romani dice che è preoccupato, preoccupato lo sono anch'io. Non sono certamente sorpreso perché era già preparata la cosa. Lei questa mattina, commemorando giustamente il povero onorevole Ingrao, ha detto stracciare. Le parole di Ingrao, la Costituzione, non bisogna stracciare la Costituzione, ma non bisogna neanche stracciare i regolamenti che, come prima ricordava il senatore Endrizzi, hanno un rango immediatamente inferiore. Perché oggi abbiamo parlato di irricevibilità, domani parleremo di inammissibilità, dopodomani vedo già il canguro che salta. Alla fine, con due o tre voti, noi approviamo la riforma costituzionale, mettiamoci sopra una bella fiducia e si chiuda tutto lì. Io comunque le esprimo, Presidente, tutta la mia solidarietà perché mai in 20 e rotti anni che sono in Parlamento avevo sentito da Palazzo Chigi
la data e l'orario della convocazione della capigruppo. Palazzo Chigi che ci detta la data entro cui andare in aula e approvare la Costituzione. Tra un po' mi aspetto sempre che al momento del voto spunti la mano del dito di Renzi che va nella buca e vota al posto mio. Quest'oggi, Presidente, io la capisco, rispetto la sua posizione, la ringrazio per le posizioni assunte, ma da quest'oggi vige in quest'Aula il regolamento del Marchese del Grillo, che come tutti sanno in quel momento in cui veniva liberato, mentre invece tutti gli altri venivano arrestato, disse: io sono io e voi non siete un cazzo. Mi scuso per la parola, ma è Alberto Sordi che lo disse. Grazie.